Capisciamo come mettere le coglioni. La sigla dei Cesaroni. No, The Big Show. Ah, ok. E Cesaroni. Già cominciamo con la rottura. Hai tolto Babbo Natale. Hai tolto Babbo Natale. No! No, non c'è più Babbo Natale. Lei, che dico, ha un occhio attento. Le faccio i miei complimenti. Bravi. Ma lei è tolto. Adesso metterà l'uovo di Pasqua, penso. No, adesso mettiamo un bel simbolo della Roma. Vabbè, ci sta. A casa dell'asso ci sta. Buonasera Marcello, come sta? Buonasera, molto bene. Molto bene. Sono stati due giorni fantastici. Ma Fabio la vive così. Akaitachi! Grazie, ma non c'è un tifoso napoletano da prendere per il culo? Sì, cioè, qua non c'è nessuno dei tifosi del Napoli, uno per che fai a reperire. Pin table! Anche Torre ieri l'ho visto bene, Grazie, Pin. Ma non ho capito. Poverino, piangeva, porti rispetto. Ma porto rispetto? Ma che dei piagni? Quando il Milan usciva dalla Champions, c'era Torre ad esultarmi in faccia. Mentre io mi disperavo, c'era Torre ad esultarmi in faccia per il Milan uscito dalla Champions. Quindi mi succhiasse la palla destra, poi la sinistra e anche un po' in mezzo, volendo. Soresina! Ne mancano 11, eh! Oh, ma Soresina è pieno di soldi, Soresina! Ma beato lui! Ma io sono pieno di soldi, è il cuore che fa la differenza, Marcello! Maestro! E cosa c'entra il cuore? Non ho capito. Ma che si deve soffiare il naso? Marcello, ho capito. Sembra Sarri, lei sembra Sarri. Sarà che devono comprarsi gli arbitri? Ma porti rispetto, che l'ha portato l'ultimo scudetto! Ma con chi ce l'hai? Non ho capito. Con te. Con te! Parli di Sarri, non l'avete neanche festeggiato l'ultimo scudetto. Ma cosa c'entra? Non lo dici. A Sarri che si smoccola davanti a tutti e somigliava a Sarri per quello. Augusto ne sa qualcosa. Che lavora in banca. Storia rossonera! Che dice anche noi milanisti li abbiamo i soldi, anche se non dobbiamo comprare gli arbitri, ce li abbiamo anche noi. Grazie, storia rossonera. Anche voi. Però dovete pagare gli avvocati. Adesso gli avvocati. Lo stavo dicendo. Adesso sì. Allora, io direi di vedere gli highlights, caro Farina. Cohen sta arrivando, vediamo gli highlights. Io esigo una cosa. Esigo che Faina ci faccia la classifica dei primi 5 allenatori d'Europa, per favore. Se ce l'aggiorna, se ce la può aggiornare. No, è sempre la stessa. Pierzigno! Grazie, Pierzigno. Divaga. Vincente Rossonero! Anche noi milanisti! Contro tutto e tutti! Fai la classifica col dito puntato, fai la classifica. 200 regalamo sia la maglia dell'Inter che un'altra maglia. Ti faccio la classifica, caro Sciscione. È sempre quella. Sono sempre uguale. Guidata da Carlo Ancelotti. Ok, poi? Secondo posto, Pep Guardiola. Allora, posso fare un pari merito? Poi fai come ti pare, dai. Ok. A ex aequo, metto Klopp e Simone Inzaghi. Che ridi? Klopp e Simone Inzaghi. Sta risata finta. Ma Klopp e Simone Inzaghi. Ma non è stata finta, Ciccione. Quello ha vinto Champions su Champions e questo arriva premio. Ma non lo dico per intendere vittorie. Non ha vinto ancora uno scudetto. Ma non le dico, ma ora già l'ha vinto. L'ha vinto a marzo, però vabbè. Klopp e Simone Inzaghi. Quarto posto, Diego Pablo Simeone. Quinto posto, Massimiliano Allegri. No, quinto posto in classifica decessi. Mi faccia la tua, scusa, Ciccione. Come mi faccio la tua? Nella tua non c'è Simone Inzaghi. Prego, Ciccione, prego. Guardiola, Klopp, per me su tutti, Ancelotti. Per me Spalletti è superiore già a Simone Inzaghi. No, dai, ti auguro. Okay, per me sì.
Spalletti più forte. Ma stai scherzando, ma Enneris, ma tu stai serio? Ma ragazzi, ma io vi voglio bene, ma secondo me Spalletti l'anno scorso fa un miracolo e sono d'accordo, però allo stesso tempo... Scusa, però, Andre, però se gli abbiamo dato i meriti, e io ti dico non ce l'ho con l'eliminazione, perché ci sta a uscire con una squadra fortissima come l'Atletico. Io non ce l'ho con Inzaghi, l'obiettivo fortissima. Era uno, lo è quarta nella Liga, nella Liga, e tu sei arrivato secondo del girone con la sesta. Grazie, della Ale. Liga, grande Simone Inzaghi, incredibile Simone Inzaghi. Io non ho mai, infatti stavo dicendo che io non ho mai detto grande Simone Inzaghi in no, ma per vita. Dirmi, è quarta nella Liga, senatori, ma devi sempre interrompere, noi facciamo un dialogo, tu arrivi sempre ma io devo fare lo stipendio, cretino, prima i soldi, Chirico, siamo mica nati con la camicia blu come te. Porca, no, la camicia blu ce l'hai tu, la tutoria. andiamo a vedere gli highlights, per favore. Guarda, che schifo. Aspetta, Adasso, scusi. No, quello tossisce, gli dice che schifo, non scusi. Niente, vorrei precisare. Ha detto guarda che schifo, scusa. No, l'ho detto a lui, non Adasso. Stavo dicendo, lo sa. Ah, dimmi Fabio, dimmi. Scusa. Scusate, c'è un'ultima ora. C'è un'ultima ora importante. Sky hanno rescisso tutti i membri dello staff di Sarri. È rimasto solo Martuscelli. Che andrà via. La colpa è la tua, Faina. Questo certo, è quello, colpa che, mia. No, devo questo dire, è quello che ti meriti. Certo. Questo è quello che ti meriti. Perché certo, tanto tu non sei della Lazio, e anche se sta cosa hai detto una serie di cazzate. Comunque, invece te avevi in tasca. No, ma abbiamo capito che il problema non era Sarri come il modo. Abbiamo capito qual è il problema. Stavo facendo un discorso, domani ne parliamo del Lazio, un cagato in cazzo, stavamo parlando di Inter. Stavo facendo un discorso con il maestro. No, no, ti spiego. Stavo dicendo aspetta un attimo, ce la facciamo, calma, oh, mamma mia. Stavo solo, esatto, cioè non sono due ore di live, deve fare tutto depressa. Mamma, mi stavo solo dicendo che se abbiamo dato giustamente dei meriti quest'anno a Inzaghi, nonostante abbia vinto uno scudetto dopo 3 anni, avendo sempre la squadra più forte, dobbiamo anche dargli... Non è ancora ufficiale. Dai, Marcello, dai. Possiamo dargli dei piccoli demeriti, nel senso non grandi, perché ieri poi non è che i rigori li tira lui, io non ce l'ho con Inzaghi. Però dico che ieri... Però dovevate essere allenati sui rigori, Tra Simeone e Inzaghi passa la vita di una storia calcistica. Però Fabio, sai perché non riesco a definire Spalletti migliore di Inzaghi? Perché Spalletti ieri, l'anno scorso, fa un miracolo, e su quello siamo d'accordo. Però la continuità di Napoli, lo sai anche tu, a Napoli sì, ci sì, vuole sì, a Napoli ci vuole sì, deve sciogliersi il sangue e devi arrivare Spalletti per vincere lo scudetto. O Maradona. Però allo stesso tempo, Fabio, la continuità di percorso di Inzaghi, secondo me, in questo momento lo rende superiore a Spalletti, che ha avuto degli scivoloni nel corso degli ultimi anni. Beh, allora, con la Lazio, secondo me, ha fatto un ottimo percorso. Ma che ha fatto? Vuoi sapere cosa ha fatto con la Lazio? Come no, ma aspetta, al di là della Lazio, aspetta. La cosa di Faina è che prende i posizionamenti di Inzaghi con Champions League, i posizionamenti con la Lazio in campionato. Ottavo. Io prendo le coppe, imbecille! Ho preso le coppe, sono giorni che ti parlo di coppe! Simone Inzaghi è stato l'ultimo a fare la finale a Roma! Due anni e mezzo, Sarri, manco vicino c'è andato a fare una finale. Non ha fatto una finale, però mi fai finire il discorso. La cosa bella è che tu ragioni di settore per non mettere di fronte quelle che sono le accuse che facevi a Sarri, ma che Inzaghi non le fai. Inzaghi gioca una competizione. Io non facevo delle accuse, facevo delle critiche come nella natura di uno che parla di calcio. Gioca una competizione a stagione, poi le dichiarazioni sono diverse, ma i risultati sono gli stessi. Quando vince la Coppa arriva sesto in campionato. Ciccione, se quando non c'era il Covid, Inzaghi ha vinto uno scudetto, forse tu sei scordato, forse tu sei dimenticato che Sarri stava a perdere lo scudetto con la Juventus, con Ronaldo, Higuain, Dybala, Douglas Costa, Bonucci, Dodì, Szczęsny. Il campionato in Champions fa cagare ed esce dalla Coppa Italia. Inzaghi alla Lazio ha portato le ultime coppe.
Le ultime coppe le ha portate Simone Inzaghi. Ma quali coppe? Ma quali coppe? Lo devi fare con gli altri, capito? Gioca una competizione a stagione, il caro Simone Inzaghi, che tu lo definisci dai primi cinque. Una competizione riesce a giocare. Vince tutti gli anni. Vince tutti gli anni. Gioca una competizione. Vince tutti gli anni. Per portare lo scudetto. Lo sai, Augusto, lo sai, Augusto, che per quanto ti possa stare sul cazzo Simone Inzaghi, la speranza che c'hai quest'anno, se facevi un campionato diverso con la Lazio, ma la speranza di avere un quinto posto in Italia deriva proprio da una finale di Champions dell'Inter e due finali negli ultimi anni che ha fatto in Coppa. Tu lo sai. Bravo. Per quale ragione? In questo campionato ancora di quinti posti e mediocrità. Perché? È grazie all'Inter che ha fatto una finale l'anno scorso e alla Roma che ne ha fatte due negli ultimi due anni. Guarda solo l'ultimo anno. Grazie Mirko. Non te guarda gli altri anni. È l'ultimo anno che è successo. La Lazio ha fatto 4 vittorie, quindi anche Maurizio Sarri ci ha messo. No, anche Maurizio Sarri, questo è vero, Io sto parlando di Sarri. No, lui stava a fare un discorso generico. Io sto facendo un discorso generale, aperto. Sto facendo e ti sto parlando. Se ad oggi ci ritrovavamo con una speranza di quinto posto, e grazie a quello che ha fatto l'Inter l'anno scorso in Champions League, è quello che ha fatto la Roma e la Fiorentina. Vale quest'anno e basta. Aspetta, l'ultimo anno è inteso come il 2023. È una domanda, Vale solo questa stagione. Quello che è iniziato a settembre e finirà a maggio. Allora come fa a fare tutti quei punti di ranking che siamo iniziati? Perché Sarri ha fatto 4 vittorie, Inzaghi ne ha mai perso, Pioli ha vinto qualche partita, la Fiorentina l'ha vinta, la Roma l'ha vinta, l'Atalanta l'ha vinta, così. Scusami Augusto, andiamo a vedere la Lazio. Ci chiede un utente, Ciccione dice che Inzaghi gioca una competizione. Come mai l'anno scorso Inzaghi vince la Coppa Italia e arriva in finale dei Champions? Scusami, gioca una competizione perché vince una competizione sola. Poi quindi non è giocarla, è vincerla. Non sei italiano. Ma lui sei in grado di mettere una frase insieme fatta. Il campionato lo bypassa completamente. Lì fa un campionato vergognoso con 12 squadre. Ma hai detto gioca una competizione, qua ne ha giocate due. La Coppa Italia sono 3 partite, No, veramente sono un po' di più di 3 partite. Sono 5 di quei 2 turni che sto ad un casa. E vedi che dici cazzate, però. Allora, se devi fare la narrazione, falla corretta. No, aspetta un attimo, fammi parlare. No, scusa, Augusto. Il dato è semplice. Scusa, Inzaghi vince 5 trofei con 13 partite, mentre per lo scudetto ce ne impiega 38 per 3, quindi più di 120, ok? Inzaghi vince, bravo lui. 5 trofei che lui nomina con 13 partite, sono 5 di Coppa Italia più 5, inclusa Empoli, Parma eccetera, più le 3 supercoppe, ma merito a lui ragazzi, però sono 13 partite. Però a quelle eliminazioni diretta, maestro, penso che sia un po' più difficile. Ma quale, cosa vale di più? La Champions League, un campionato o il vasellame? Cosa vale per voi? Vale di più il Champions League, lo scudetto o il per me posso dirti, Chirico, secondo me in questo momento per il livello del campionato italiano è più difficile vincere l'Europa League che lo scudetto. No, io sto parlando di trofei, cioè siccome qui si sta esaltando un allenatore che ha vinto trofei secondari. Ma stavo facendo il contrario, ma tu scusa Chirico, ma ci sei? Sei presente? Accendi la luce per risparmiare. Tu hai fatto il calcolo dei trofei. Ma ti ho detto il contrario. Si chiama orifizio atto, questo alle lobby. Ripeti perché ho detto che i trofei che nomina Simone Inzaghi, che sono 5, grazie, che buon per noi che li ha vinti, sono comunque frutto di 13 partite, mentre lo scudetto dopo 3 anni è frutto di 120 partite. Con quello che dicevo io, io ho detto che è stato roba. Bravo, ma sono sempre 13 partite contro la Juve. Ma non c'entra le 13 partite, c'entra il valore del trofeo. Puoi fare anche una coppa sola, può essere la Coppa Intercontinentale. Se giocavi una partita, ed era una Coppa Intercontinentale. Qui adesso tu giochi per la Supercoppa, la Coppa Italia, che sono due trofeucci di riserva. Cioè... Pronto, Chirico, ma l'hai capito che stiamo dicendo la stessa cosa? Stai calma, invece, per sempre la scenetta. Ogni volta per la scenetta. Stiamo dicendo la stessa cosa, tanto che ieri ho detto che invece Inzaghi non va massacrato perché l'Atletico è forte,
però qualche errore per me l'ha fatto ieri, e siccome l'abbiamo esaltato, andiamo a vedere gli highlights, dai. Allora, vediamo. Capito? Gli highlights. Inter Atletico di Madrid, vado a prendere un attimo i fazzoletti al volo, ragazzi, perché io ho detto un'altra cosa. Comunque, io specificavo quali fossero i trofei che vale di valore e gli altri che non lo erano, che erano di prima categoria e di seconda categoria. Tu invece continui a dirmi a mischiare, no, le 13 partite, no, 5 partite. Non è vero, io se non li prendo neanche trofei. Tu invece le supercoppe e le Coppa Italia quanto valgono da 1 a 10? Zero, diciamo la stessa cosa, non l'hai ancora capito. Zero no, pronto? Zero no, zero no. Ma basta, sta scenetta del telefono. Basta. E allora, andiamo. Per me non è vero che valgono zero, valgono meno di un campionato e di una Champions League. Pirlo è stato mandato via, giusto? Pirlo è stato mandato via, quindi non valevano un cazzo. Valgono come ripartenza, valgono quello che valgono, ma... Possiamo andare sugli elites? E quando li fai partire? No, state parlando. Ma no, falli partire. Un saluto ad Amazon, che ci sponsorizza anche su YouTube. Usate tutti Amazon, non usate Now invece. Che... Ma togli sti due. Ci danno euro. Ok. Oh, sentila per l'ultima volta, Fabio, aspetta, te la faccio risentire. Oh, aspetta, ancora, aspetta. Ah, ok. Ma facciamogli sentire anche un'altra cosa. Atleti. Tu hai sentito quella della Serie D, ma ti rendi conto? Madrid vanta una percentuale. E la sentirai ancora. Paura. Atleti. Lino cerca la porta. Sommer con un grande. È verso il tuo fondo. A mettere palla fuori. Contro Breca, però tutti solo contropiedi ieri tutti solo contro, ma dominando l'Atletico di Madrid, più pericolose dell'Inter sono venute fuori su contropiede. Però ci ha avuto anche l'Inter grandi occasioni ieri, Marcello. Contropiede. Va bene, non è che ma perché l'Atletico se l'è giocata la partita, ragazzi, ha giocato sempre, ha lasciato due dietro e basta. Mkhitaryan, ora Bastoni da questa parte, Barella di Marco, palla per Barella, va a questa però è una grande azione, sempre su ripartenza. Certo. Questa è l'Inter da quando è nata, dagli anni. Guarda, 20, guarda come ci credeva il Dimas. Federico Di Marco è 1-0. Porti rispetto, già le ho detto che dona in giro per Twitch. No, no, un grande affetto per Di Marco, però ci credeva. Qui pensavano, già di averla chiusa, capisci? Sì. E poi guarda subito Grisù. Neanche due minuti dopo, cos'è stato? Forte Pavard, miglior difensore in Serie A, Pavard. Con Antoine Griezmann. Mortacci vostra, la narrativa che avete creato mi fa ribrezzo. Vabbè, però così sei risultatista. Mi però. Fa ribrezzo la narrativa. Però così sei risultatista. Ma perché tu così, così sei risultatista. No, ma giudica la stagione di Pavard. Giustifica Allegri. Ma giustifica, sì, giustifica. Ma di che Pavard è buono per la partita che sbaglia, una follia. No, vedi che non mi stai capendo. Sto semplicemente dicendo che la narrazione che avete creato sulla rosa dell'Inter è una roba imbarazzante. Voi pensate che l'Inter abbia la squadra più forte d'Europa? Non è neanche top 8. Non è neanche ma top 8. Ma che cazzo c'entra? Ma stai non è neanche top la narrativa 8. Che avete sì, perché in Italia l'avete raccontata. In Italia l'avete raccontata come la squadra più forte del mondo, basta. Cosa che l'Inter non è. Ma sbaglia la partita decisiva. Marcello è un essere umano, è un essere umano, ma pure è un essere umano, sbaglia la partita. Sbaglia nei più grandi, la posso. Ma io perché spendo 30 milioni per prendere un ex campione del mondo? Perché spero che sbagli il meno possibile, soprattutto non nelle partite importanti, così importanti. Chiaro. Cioè, può anche sbagliarmene qualcuna con Lecce, col Frosinone, che me ne frega. Ma in partite così decisive, importanti, io l'ho preso perché non sbagli. Ma come Lautaro? Invece, ma perché Lautaro è un campione? Numero, fa un numero che non è da campione del mondo. Ma perché Lautaro è un campione? Ancora raccontarci la stronzata di Lautaro campione. Lautaro, attaccante più forte del mondo. Lautaro è un grandissimo giocatore fenomenale che non sa tirare i rigori, punto, basta. Sì, vabbè, sì. Durante la partita ieri invece ha fatto il fenomeno. Marcello, sai quanti ce ne stanno di bomber che non sanno tirare i rigori? E non faglielo tirare. E che cazzo dirà Inzaghi?
Ma che ne so, che chi doveva tirare? Tirava Sommer, che ne so chi doveva tirare. Però scusami, se tu sai, tu stai dicendo, ma quello è bravo, ma non sa tirare i rigori, è l'unico che... Chirico, tirare anche il rigore decisivo. Cialanoglu ieri, miglior centrocampista del mondo via loro, tramite Stampa Italiana, ieri fa una partita che se non fosse sceso in campo era meglio. Se ieri Cialanoglu non scendeva in campo, era meglio. Grazie Marco. Era meglio, miglior centrocampista al mondo. Te perché è avvenuto? Perché siete una squadra sopravvalutata. Punto. E questo è il motivo. Che vi raccontate qualcosa che non esiste. Ma io esiste la tua denarrativa. Guarda che l'Inter in Italia non ha rivali. Però quando vai e te la giochi a centrocampo con gente come Koke, con gente come De Paul. E allora ha ragione Enerix. Allora ha ragione Enerix. Perché è una squadra... Ragazzi, ma qui si sta... Cioè, è forte, ma allora si diceva lo stesso, ma dicevate lo stesso per la Juve. Quando c'era la Juve in Europa, veniva divinata, dicevate lo stesso, ma in Italia è un conto, un campionato che non conta, sono tutte mezze seghe. Mentre invece in Europa, dove conta, grazie, Foggetti, emergono i valori. E allora dobbiamo dire la stessa cosa per voi. Ah, non è vero, la Juve ha fatto Marcello. In Italia siete fortissimi, più il VAR. Voi siete fortissimi, più il VAR, e in Europa invece tant'è vero che nel girone siete arrivati secondo dietro la sesta che sta in Liga, che è stata già eliminata. La richiesta era la concentrazione più totale sullo scudetto. Questo è stato detto. Vabbè. Ah, perché a più 16, a più 16 non ti puoi concentrare sul passare con l'Atletico. No, il turnover. Mamma mia. Avete sempre detto, Simone Inzaghi ha detto che avevate preso la consapevolezza di poter vincere la Champions proprio dalla finale persa l'anno scorso da te. Io non sono Simone Inzaghi. L'ha detto il vostro... Non ha detto consapevolezza, non faccia disinformazione, Marcello. Non di vincere la Champions. Che possiamo giocarla. Ma è uscito che Atletico Madrid, mica col pizzichettone. La voce, è inutile che alzate la voce. Ai rigori siamo usciti. Che cazzo c'entra? Anche la Juve perde. Perché ce la siamo giocata. Che cosa sta dicendo? Non scende i rigori. Con una squadra che quando... ma poi Marcello, sai cosa mi fa ridere? Marcello, che Faina dice sono usciti con l'Atletico, mica col pizzichettone. Dopo l'andata, l'Atletico era una squadra di merda, una squadra imbarazzante, non sanno fare due passaggi di fila. E io ero lì a dirvi: in casa l'Atletico è un'altra squadra. Scusami, un conto è quando dice Simone Inzaghi possiamo giocarcela. Intende mica possiamo giocarcela fino agli ottavi. Possiamo giocarci almeno fino in semifinale, giocarcela per arrivare in finale e magari avere la rivincita. Questo intende Simone Inzaghi quando dice possiamo giocarcela. Non prevedeva Simone Inzaghi di uscire agli ottavi, tant'è vero che all'andata avete anche vinto, l'Inter anche vinto. Marcello, ma analizzando il percorso del caro Simone nelle coppe europee, no? Da quando è all'Inter, ma io metto pure la Lazio, ma prendiamo l'Inter, negli ultimi due anni lui ha la fortuna di avere, e va sfruttata ed è un pregio, non è un minus quando dico fortuna, di avere un sorteggio favorevole e di perdere la prima volta col City, no? Perché poi lui affronta Porto, Benfica, prima con Liverpool. Sì, vabbè, la prima con Liverpool e diciamo che comunque affronta Klopp, poi la seconda affronta Guardiola, esce, la terza affronta Simeone ed esce. È un caso che appena prende tre allenatori con tre squadre, allora col City ci sta. Con Liverpool ci sta, con l'Atletico, sinceramente, se Simeone è più forte di Inzaghi. Tu invece dici il contrario. Non va bene se perde con quello con cui è più forte, scusa. Ma sei incoerente. Sei incoerente. Se fosse vero, allora è come dico io che Simone Inzaghi tra i primi cinque non ci sta manco col binocolo. Ma guarda che io non c'ho la... Aspetta, Ciccione. Appena arriva uno scoglio alla pari o un po' superiore,
perde. Ciccione, lo sai perché secondo me Inzaghi, sai perché secondo me Inzaghi è uno dei top 5 al mondo? Non sì, tanto per i risultati e quello che ha fatto. Tuo. No, perché per come fa crescere i giocatori. Sì, però Çalhanoğlu, mi faccia finire Chirico, perché Çalhanoğlu è quello che è e se se ne parla in certi termini, se paragona addirittura a Modric, è meglio di Inzaghi. Se Darmian era un giocatore finito al Manchester United, ma che Darmian, che cazzo dici che è arrivato con Conte? Ma che cazzo dici che è arrivato con Conte nell'anno dello scorso? Fai 3 gol decisivi, ma no, fa gol con il Borussia Dortmund. Ma che Darmian, ma Darmian, ma sono passati 4 anni, maestro. Dici? Basta con sto Conte che manca il girone passava. Ma che... la smetta con sto Conte, manca il girone. Conte passava, manca il girone. Passava Conte, manca il girone. Passava Conte. Conte. Ma tu davvero fai? Manco il girone Conte passava. Cazzate! Vergogna! Ma tu davvero io non fai? Voglio sentire cazzate, va ma bene? Perché Turam ne vogliamo parlare? Non voglio sentire di Mkhitaryan che era finita la Roma, di chi è il merito? Ma di chi è il merito? Di chi? Di Marco, di Marco, di Marco è stato mandato. Di Marco, chiedi scusa, Darmian, Di Marco è stato mandato al Verona dal tuo allenatore. Chiedi scusa. Di Marco è stato mandato al Verona. Oggi è uno dei terzini sinistri più forti del mondo. L'incoerenza fatta persona. Perché incredibile. Sei il Darmian, primo critico. Tu sei il primo critico di Giampiero Gasperini. Che dice che parente i giocatori solo con lui, allora sta non mi segui e non mi segui e non mi segui. L'Atalanta, ma non mi segui, allora non mi segui, sei un cretino, ma sei un cretino, ma Gasperini meglio, lo critico per altro e tu lo sai. Comunque è bello vedere due tifosi da Lazio che si scambiano. No, ce ne sta uno così. Solo. Per Simone Inzaghi, per Simone Inzaghi. Bello. Incredibile. Mkhitaryan alla Roma, che aveva fatto Adrians? Che aveva fatto Mkhitaryan alla Roma? C'è una storia che la migliore sì, certo. Ma dove? Che non voleva più Mourinho, ha mandato via. Che dici? Mourinho ha mandato via Mkhitaryan. No, non l'ha mandato via. Ma che state a dire? No, quando che parlano, sei quando parlano da Lazio si fanno la camomilla indovina, quando parlano dell'Inter, mamma mia, Mkhitaryan c'è un cefalogramma che va di tre partite nazionale alla Roma. Non diciamo stronzate. Ma dici cazzate. Lui fa un gol in 3 partite. Cosa dici? La Roma, scusa, Asso. Mkhitaryan non è stato cacciato. No, non è stato cacciato. Ha sbagliato Pinto. No, diglielo a Farina. Ha sbagliato Pinto. Ma non ho detto, non ho detto che Pinto è stato cacciato dalla Roma. Mourinho non lo voleva più. Finito. Non era Mourinho finito. Non lo voleva più. L'ha mandato via. L'ha mandato via. Porca puttana. L'ha mandato via. Tanto sono 3 minuti. Al di qua della linea. Giusto anche per far capire quello che intendo, perché poi devi vedere l'altro gol che prende l'Inter. Guarda qua il sombrero che gli fa, guarda il sombrero che gli fa. Ieri sera Sommer, per una sera che ho dovuto lavorare, alla fine si è preso 2 gol. Però hai visto Marcello, situazione in cui l'Inter non fa catenaccio e stava a rischiare di prendere gol. Qua se lo caga in maniera clamorosa. Qui è clamoroso. La più grossa occasione capitatagli in questa partita. Ma ha sbagliato la partita. Guarda Barella qua, guarda Barella qua di nuovo. Barella qui è peggio perché Barella si fa recuperare. Guarda che roba. No, Barella mica è un attaccante. Ma Barella è un sopravvalutato. Però è uno che segna. Guardate De Vrij che fa qua. Guarda qua, guarda che culo qua, che doveva già entrare qua. Eravamo all'84, doveva già entrare qui, Guarda adesso De Vrij, guarda adesso. Guarda, guarda De Vrij, che cazzo De Vrij c'entra qui l'allenatore Chirico? Guarda no, che cazzo fanno bassi. I giocatori. Ma che sono troppo bassi? Ma che sono troppo bassi? Ma dove devi difendere? Sono quasi, ma sono quasi, ma sono quasi al limite dell'area di rigore, che troppo bassi, Ciccio, ma che cazzo dici? Guarda che voragine che c'è lì. Guarda che voragine che c'è lì, che voragine. Guarda la voragine. Là pure Acerbi deve chiude. Che cazzo, ma dove, come fai a dire troppo bassi che sono al limite dell'area? Allora scusami, c'hanno una linea che sta su 3 linee perché praticamente Acerbi sta da una parte, ma De Vrij difende di lato, ma non hai capito, stanno perché la palla è venuta da quel lato, anticipa, ma che vuol parte, dire, ma non può difendere così il centrale della difesa a 3, ma vedi che tu non capisci, la palla no viene frate, non sai proprio tu come se sta in campo se parli così, ma ancora
Allora, prima di tutto non c'è il filtro sul giocatore, questo è libero di fare. Esatto, di possiamo dire che il filtro l'hai usato per fare altro tu, altro che nel centrocampo. Guarda qua, la palla viene da sinistra, questo c'ha passaggio libero, questo c'ha passaggio libero, può dare la palla sia a Depay che quest'altro. No, quello sì, quello sì. Quest'altro è libero. No, il 24, ma pure quello che sta di fronte a Acerbi. Vabbè, ma se vede che agosto non ha fatto mai i pulcini. Guarda qua, c'ha Thuram e Lautaro che sono troppo vicini perché ti schiacciano. Sono tutti bassi, raga, ma te stai portando 20 uomini in aria, che vuoi poi? Io, questi giocano a pallone in serie, cioè al Champions League, mica sono ma il discorso è che qui, secondo me, uno dei due attaccanti deve uscire forte sul centrale. Guarda Thuram quanto c'è. No, qua Thuram... gli attaccanti stanno troppo bassi, non sta più alti, se no i difensori centrali ti riporti in area. E no, invece no, secondo me qui è giusto all'86esimo essere compattissimo in 20 metri. Il problema è che devi essere compatto e stretto. Dopo l'occasione di Barella, l'Atletico si porta tutto in area e l'Inter si schiaccia tutta. Se tu ti porti i due attaccanti lì, tu fai 10 minuti di attacco contro difesa. Però dai, guarda con chi ultima ora, Matteo Moretto, Tudor è atteso a Roma in queste ore per un colloquio diretto col presidente Claudio Lotito sul gran tavolo colpo, un contratto fino a fine stagione. Sarebbe un gran colpo, un altro anno. La disperazione. Sarebbe un gran colpo, un ottimo allenatore. Però, a me piace, ma la mossa di ispirazione perché sono distrutto. Ho capito, però è un bravo allenatore. Assenza staff tecnico. Griezmann morbido per Correa, partito De Pai, palla per Griezmann. Guarda qua. Appunto, cioè, un attimo che ti scopri, questi ti si mangiano, ragazzi. L'Atletico è devastante. No, ma no, loro poi hanno perso tutte le distanze. L'Inter non può prendere 5 occasioni da gol negli ultimi 10 minuti. Guarda Thuram, completamente solo. Questo è un fenomeno via voi. Questo è un fenomeno via voi. Guarda, ma stoppala, sei solo, puoi fare qualsiasi cosa, hai 300 metri di campo, non la può schiacciare, dai ragazzi, su, può fare qualsiasi cosa, può fare, dai, no, può fare qualsiasi cosa, questa non è facile, mortacci vostri, ma dai, su, ma dai. Questa non è facile, va vaffanculo, va. È altissima. Ma sbaglia a staccare. Allora, se qui la palla la lascia scorrere, la prende al volo di Mancino. Allora, se qui invece di fare la corsa. Ma che cazzo dici? Guarda, che la palla sta in cielo. Guardala, ma no! Ma perché lui salta prima? Ma guarda quando fa partire. Ma guarda quando fa partire il salto. Lui salta prima, per non si sa quale motivo. Aspetta. Ma aspetta. Allora a prendere la palla. Hai tutto il tempo di poter fare qualsiasi cosa. Possiamo non cagare. Gliel'ha chiesta lui di prendere la di testa, di dargliela di testa. Questo se fa gol che giù lo stadio, questo faceva Haaland, basta, su. Guarda qua di nuovo. Comunque Sommer migliore in campo. Qui se l'è mangiata di nuovo, qui se l'è mangiata di nuovo. Non era facile però, Marcello. Se l'è mangiata di nuovo. Forse questo. No, qui l'hanno chiuso benissimo. Qua secondo me sbaglia più Lautaro De Frattesi. È il fenomeno olandese qua arrivato. Questa è una bella parata però. Sì, ma rigore va tirato centrale. Sì. Toglimi sta roba, non si vede più niente, non si vede. Eccolo. Andiamo con la sigla. Andiamo con l'inno, amico mio. Andiamo prima con il Milan che gioca fra un pochissimo e poi chiudiamo con la Roma. Ma si sente male, no? All together! Atletico de Madrid, jugando, ganando, na 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 na. Niente tu! Non seguono. Grande Enerix, noi ci capiamo. Ormai questo fratelli, guarda che faccia che ha. Quando metto il guarda che faccia che ha, il muro.
No, guarda, quando sente l'inno. Ero preoccupato perché mi hanno detto storia di Dai e Ale, ma non c'è nessuna storia, ragazzi. No, tra l'altro, ragazzi, c'è sul controcalcio, c'è sull'Instagram di controcalcio il video dell'intervento, ma su YouTube, su Twitch non si può far vedere. Andatevelo a vedere perché è bellissimo. Ah, non si può far vedere? No, cioè perché c'è il sangue. C'è lui così, ragazzi, sdraiato con i tizi che li infilano i bulbi e lui col telefono in mano. È rimasto tutta una roba sulla testa che non so cosa gli crescerà dopo. I pallini, sono normali, i pallini. Tutta colpa tua che l'hai mandata a Istanbul quando ci sono qua dei centri trapianti in Italia e tu lo mandi a Istanbul. Vabbè, il Mulla Omar del rispetto, sono uscite ufficiali del Milan. Mi hanno piantato un broccolo, posso dire. Porti rispetto, Asso. Il Mulla mi fa troppo ridere. E Ale c'avrà i capelli, lei gli manda il lago di Misurina, prego. Asso, l'hai visto il video? Le mette la polverina lì per compensare i buchi. Ma Asso, tu l'hai visto il video? Come l'hanno conciato il cane? Qui la metto io. Tana libera Faina. Oh, raga, una volta ho passato la mano sulla testa di Faina così per incoraggiarlo, pensavo di aver scavato una tomba perché, cioè, adesso non esageriamo. Sono ritrovato completamente. Ma che polvere metti? Dico, siamo nel 2024. Però posso dire che fa un grande effetto, Dami. Fa un grande, non si vede, fa un ottimo lavoro. Ho una diratatura di capelli proprio tecnica, qui. C'ha la c'ha il chirico in testa. Tipo Zidane. Ricorda Zidane. Augusto, gli sono rimasti due champi, grazie Goldak. Goldak era un Pokémon bellissimo. Ma voi avete pensa che oggi la maglia non la volete, eh? Però dobbiamo fare il video di Dai Ale, l'avete visto? Ma è impressionante quando si riprende il video lì. C'è una roba in testa che io francamente... È normale, sono i bulbi che si infiammano, Mamma mia, ma una roba... Andiamo con le ufficiali, dai! Andiamo con le ufficiali del Milan. Ragazzi, il Milan dovrebbe scendere in campo, anzi scenderà in campo, credo. Io non so da dove l'hai vista, Dami, perché sul sito della UEFA non me le danno. L'hanno scritto, non so, magari su diretta, non lo so. No, su diretta ce l'ho, ma... Chat, rispammate la formazione del Milan se riuscite. Infatti non sono uscite, secondo me. Beh, dai su quelle probabili sul numero 10, dai. Andate sul sito della UEFA. No, che non c'è sul sito. No, non c'è sul sito della UEFA. Per quello dico, mi sa che... Escono e 45, dicono, vabbè. Prendiamo le probabili. Da numero 10, il Milan dovrebbe scendere in campo con Magnan, Calabria, Kier, Tomori, Theo Hernandez, Adli, Reinders, Pulisic, Loftus-Cheek, Leao, Giroud. Allora, le ufficiali. Ma sul sito della... D'Andre 25! E allora tutti insieme vada Chirico, ormai avete fatto D'Andre! A me non faccio queste cretine. Bravo, Andre, non si vergogni. Si dovrebbe vergognare di quello che dice. Tutti e tre siete suonati come delle campane. Quell'altro sbandiera. Ma è una brava persona, grazie D'Andre. Allora, queste sono uscite le formazioni. Un attimo, la leggo io, Sciscione, per favore. Vai. Faccia il bravo, non si permetta. Il Milan scenderà in campo con Magnan, Calabria, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez, Adli, Musa, Pulisic, Loftus-Cheek, Leao, Giroud. L'ha fatto vedere prima. Le sto leggendo dalla chat, Dami. Ma mettiamole, scusa. Vabbè, l'ho appena letta, a che cazzo serve? Ma ci abbiamo lo sponsor, scusi, ma che... No, perché non sono le stesse. Ah, ok. Cambia, differisce con Gabbia e Musa. Io voglio sentire quelle dello Slavia, da te. Lo Slavia, lo leggo da numero 10, dovrebbe scendere in campo con Stanek, Dicek, Hulz, Zima, Boril, Masopust, Oscar, Dudera, Provod, Zumerzli, Sintil. Okay. Allenatore, Trispos, non lo prenda per il culo, perché poi stasera le fa tre fere e poi vedi. Trpisovski. Lo impari a memoria il nome. Trpisovski. Non so come si legge. Trpisovski. Grazie, Detritone. Allora, ragazzi, chiedo a Sciscione, grande tifoso milanista, ci presenti la partita, Sciscione, tra Slavia Praga e Milan. Il Milan rischia... Non ho mai detto di tifare Milan per l'Europa League, quindi
penso non sarà informato. Però, ma sarebbe clamoroso l'Inter fuori dalla Champions e il Milan che vince l'Europa League, sarebbe clamoroso. Una tragedia, Chirico. Che ci siano, cioè, se il Milan gioca in maniera decente, questa è una qualificazione già acquisita. Certo. Se proprio non cioè, sarebbe gravissimo non passare il turno, anzi se non passa il turno si deve dimettere Pioli, perché sta veramente escendo. Sì. No, se esce stasera deve rimettersi. Vai lì con due gol di vantaggio, vai lì. Una squadra veramente, cioè una squadra forte in casa, perché loro in casa giocano, hanno vinto pure con la Roma, però quando sei eliminazione diretta e vai concentrato anche su campi del genere, secondo me la differenza tecnica è tanto motivo, ecco. Quindi secondo me io vedo un Milan che potrebbe vincere 2-1. Ecco. La gufata dello Shishox, presentaci alla te la partita, dai, visto che hai detto vuoi l'Europa League. Ti dico, secondo me con l'uscita dalla Champions dell'Inter, alzarli l'Europa League in faccia sarebbe molto bello e molto divertente, molto carino, dato che è appurato ormai che per le italiane sia più difficile vincere l'Europa League che lo Scudetto, direi che è un dato di fatto, dato che l'ultima Europa League risale al 98, se non sbaglio, quindi sarebbe un raggiungimento importante per una squadra italiana. Allo stesso tempo oggi vedo una partita molto complicata, soprattutto conoscendo il mio Milan, credo che oggi ci sarà da soffrire e anche abbastanza. A Praga si può perdere, e ci abbiamo visto delle belle squadre perdere, e quindi ho sinceramente un po' di paura, soprattutto perché non abbiamo un minimo di solidità difensiva, e la cosa che mi spaventa di più potrebbe essere il contraccolpo dovuto al primo gol dello Slavia, che secondo me arriverà prima. Ma lo di quello Slavia è quello che ci ha perso la Roma su, o era l'altro? Sì, ma lo Slavia ci ha perso 2-0. O era lo Sparta? No, lo Slavia. Lo Slavia. Ok. Stadio caldo, Asso? Sì. Diciamo che sono tifosi abbastanza ignoranti loro. Ok. Ah, per loro poi è la partita della vita, nel senso. Ma non perché non stanno a vincere lo scudetto? No, però quando viene il Milan, se viene il Milan a Praga, cioè la squadra così, secondo me. Quando ci giocavamo noi erano campioni di Cecchia. Vabbè, allora facciamo i pronostici, dai. Sì, vi faccio vedere le quote. Il Milan è quotato 2,90, la Slavia Praga, scusatemi, è quotato 2,95 su Betwin 360, 2,90 su cui gioco ed Eurobet. La X è data 3,55 su Betwin 360, 3,50 su cui gioco, 3,60 su Eurobet. Il 2 è dato a 2,28 su Betwin 360, 2,33 su cui gioco, 2,30 su Eurobet. Parto io! 2-1 Slavia. Faina. Lo so, molto indeciso, perché poi alla fine non penso che il Milan butti così una partita, quindi non lo so, è vero che non c'è mai da fidarsi, però boh, io dico 2-2. Chirico. È uscita la Lazio, è uscito il Napoli, è uscito l'Inter. Faccia entrare Cohen. Adesso arriva il coglione. Adesso arriva. Si vergogni. Ciao Luca. Si vergogni. Ciao, una grande giornata. Hai perso una grande giornata. Si sei perso. Vi chiedo scusa per il ritardo, però purtroppo questa settimana è un po' complicata per me. Chiedo scusa a tutti i nostri seguaci. Vai sereno. Analizza la partita che il tuo collega milanista Sciscione non ci è riuscito. Prego. Allora, la partita di questa sera è una partita che i cronisti hanno dipinto come l'impresa da fare, questo mantenere questi due gol di vantaggio su una squadretta che è lo Slavia Praga. In realtà la verità è che è una partita che il Milan, per la rosa che ha, deve portare veramente, come dice il mio amico Faina, con le Crocs, e spero che quello che vada ad avvenire questa sera, perché i giornalisti ce la stanno dipingendo come un'impresa. Addirittura ho sentito che il Milan ha giocato male nel weekend con l'Empoli per preservare le forze per la trasferta di Praga, come se andassimo a giocare a Madrid. Questo è vergognoso, perché non è la verità. Il Milan ha tutte le carte in regola per fare bene questa sera e per portare a casa la qualificazione e vincere, non come abbiamo fatto con Rennes. Se non passa Pioli si deve dimettere? Se non passa è un fallimento totale, però non è il momento delle dimissioni per quello che sta succedendo. Quindi abbiamo la finanza in casa. Perdere, sì, Sì, ma abbiamo la finanza in casa, Marcello. Abbiamo la finanza in casa. Se dovesse uscire Luca sarebbe grave, secondo me. Gravissimo, gravissimo. Uscire dalla Coppa dei Falliti, un fallimento totale, con lo Slavia Praga.
Ma stiamo scherzando? No, ma anche dai. Se esce perché gliene danno tre, che se no. No, dai, ma ragazzi, ma voi non avete idea, non avete contezza di cos'è lo Slavia Praga? Veramente stiamo parlando di calcio di letteratura. Per me non sarebbe una tragedia uscire. Allenatore dello Slavia, l'allenatore dello Slavia è convinto di ribaltare. Ma è convinto di ribaltare. No, no, perché la vedo, Ste, secondo me prendiamo l'inculata oggi. Vabbè, ma è una vergogna, Henrix, ci sarebbe veramente da andare a casa mia. Vabbè, ma, certo, ma certo, aspetta, no, Cohen, è una vergogna per il Milan, ma per questo Milan no. Ma questo Milan cosa intendi? No. Per come gioca o per cos'è la rosa? Per come gioca, per la solidità difensiva. Scusami Luca, perché oggi nell'ora e mezza in cui tu non ci sei stato, praticamente Augusto, Chirico, ma anche lo stesso Bergomi, hanno fatto passare l'Inter come una squadra normale, no? Puoi ridire per favore quello che stavamo parlando ieri sera in chat, no? Il tuo discorso riferito al Milan, prego. Io ho maturato un'idea che la vera forza dell'Inter sia stata Pioli, nel senso che se l'anno scorso e l'anno prima il Milan e l'Inter si sono tolti un punto, due punti, e quest'anno l'Inter ha fatto il largo totale in campionato, ma in Champions League non si è mai vista l'Inter del campionato, si è vista solo nella gara con l'Atletico di Madrid. Evidentemente questi 20 punti fra il Milan e l'Inter li ha creati la differenza tra gli allenatori. Quindi Inzaghi ha aggiunto punti all'Inter, Pioli li ha tolti al Milan. Bravo. Se il Milan avesse avuto i 10 punti che ha perso con Monza, Udinese, Lecce, Salernitana, squadre dove la rosa non c'entra un cazzo, se il Milan avesse avuto quei punti oggi saresti a meno 6 con un derby da giocare. Di che cosa stiamo parlando? Chirico è d'accordo? Ma chi è che ride? Chi è che ride? Prego, prego, vada. Ma perché ridi? Perché ridi? Vada. Ma non ho capito sto ghigno famelico, perché? Vabbè, comunque, sì. Missile! Scusami. Ma che è sta roba? No, io sono abbastanza d'accordo sul ragionamento, perché Luca fa sempre dei ragionamenti obiettivi. Quindi io lo condivido quel ragionamento lì. Io penso che stasera sia comunque difficile davvero per il Milan andare a prendere tre gol. Cioè magari gliene fanno anche tre gol, ma ne fa due. Cioè nel senso che non è possibile che il Milan stasera si faccia eliminare. Sarebbe gravissimo. Devo andare, ragazzi, perché ho la moglie malata, gli animali, i bambini e le madonne con gli occhiali. Ciao maestro, saluti le madonne. Milan, ciao a tutti, grazie. Per me il Milan vince 2-1. Ciao a tutti. Sei il mio idolo, maestro. Ciao, maestro. Ciao bastardo. Ciao. Ah, okay. Comunque ci sono le ufficiali, caro Zitisca, Filiberto, Faina. Non è il mio. Ah, è il cane d'asso. È il cane di Chirico. No, non ce l'ho. È il cane di Ciccione. Il cane d'asso. Sta incazzato, dai da Magnaste, per favore. Allora, ci sono le ufficiali. Magnan, Calabria a destra, Hernandez a sinistra, Gabbia. No, sono ufficiali. Gabbia e Tomori centrali. Hai detto ufficiali, Ene? Sì, del Milan, sì. Ah, chiedo scusa. Quelle dello Slavia, no, però. L'abbiamo dato due volte, Slavia, ma chi cambia, ne conosce nessuno. Metti uno, vabbè, parli per lei, Ciccione. Comunque. Allora, dimmi un giocatore dello Slavia. Citil. L'abbiamo appena letto, certo, ce l'ho qua. Vabbè, dimmi chi è il giocatore dello Slavia che ha segnato più gol in campionato. Sitil, credo. Sitil è la punta. Ma Zima era quello de... no, Zima era quello comunque, questi sconosciuti qua a San Siro hanno fatto una bella partita. Ma Zima era quello del Torino? Mi sa di sì, sai. Zima non giocava al Torino? Sì, è lui, dicono. Si chiama così quello, sì. Sì, è Zima del Torino. Okay, sì. Comunque questi qua San Siro hanno fatto una bella partita, meritavano anche di fare 4-3. Sì, ma hanno fatto una bella partita perché il Milan ci ha capito un cazzo in quelle due tre situazioni. Ma è grave, Marcello, io ti chiedo chi è che non ha fatto una bella partita col Milan? Forse la Lazio, ecco. La Lazio 2-2 non ne ha fatta una buona, per il resto... Questo è vero. Ciccione, Dio, va. Comunque, il problema è che se Immobile fa quel gol lì sullo 0-0 cambia tutta la partita. Ma io parlavo di quella dell'andata. Comunque, vabbè, andiamo sulla Roma, caro. Sì, Henrix, andiamo sulla Roma, caro Brighton. Caro Farina, perché oggi ci sarà anche senza Lukaku e Dybala.
Ah, cazzo, non ho fatto le quote dell'Atalanta. Vabbè, oggi ci sarà Brighton Roma con la Roma che dovrebbe scendere in campo con Svilar, Selic, Mancini, Ndicka, Spinazzola, Bove, Paredes, Pellegrini, Baldanzi, Azmoun, El Shaarawy, leggero turnover in attacco con Baldanzi e cioè con Azmoun. Sì, Baldanzi lo mette alla destra. Vabbè, ci può stare a fare il ruolo di Dybala. Il Brighton invece dovrebbe scendere in campo con Verbruggen, Lamptey, Igor, Van Eke, Stupinian, Gilmour, Gross, buonanotte, Fati, Andingra, Welbeck. Anche il Brighton fa il leggero turnover, o sbaglio? Per me il Brighton vince, ma non, ma passa il turno alla Roma. Sì, anche secondo me. Vediamo le quote. Aspetta, c'è Bart Verbruggen, caro Asso, portiere del Brighton, che ha detto: il ritorno con la Roma faremo del nostro meglio e vinceremo 5-0. Messi! Vabbè, ha fatto il Brighton quest'anno, però. Sì, a Brooke the Beautiful gli hanno spiegato. Brooke the Beautiful si chiama Verbruggen. Porti vabbè, rispetto. Verbruggen, Brooken. Ma se succede De Rossi se deve dimettere. Gli hanno spiegato a Verbruggen che gioca col Brighton, non è che sta col City. Gli hanno spiegato a Brooken. No, secondo me, come ci suggerisce Ale Stefa, doveva fare la clip per TikTok. Vero, probabile. Bravo per Brooken. Presentaci la partita, se così faccio le quote dell'Atalanta, grazie. La partita che onestamente vedremo che, insomma, il possesso del pallino, il pallino sarà sempre in mano a loro, faranno soprattutto al primo tempo. Faranno anche gol, ma la Roma... Mannaggia la madonna, ma mi fa presentare sta partita? Calma Stefano, prego, prego. Ma chi dico non ho capito, li fa tutte, la mia non ho capito. Tutte. Ma no, ti dicevo che secondo me la Roma passa. E te ringrazio. Pensavo avessi finito, era tutto qua. Perché anche che cazzo abbiamo da dire? Cioè, sì, faccia concludere! Prego! Ma Cohen, ma perché non te lo porti con te al centro commerciale? Perché costa anche lontano. Io devo andare al centro commerciale di Cohen. Quanti chilometri devo fare? Prego Asso, venga Chirico, venga. Come venga? Sicuramente loro partiranno forte, la mia, perché tutto si deciderà secondo me al primo tempo, se la Roma riuscirà a reggere botta all'onda d'urto e il pressing forse è nato, i tanti uomini che porteranno dentro la tua metà campo, diciamo, se reggi bene. Grazie, secondo tempo poi sarà solo da attendere il 90esimo e basta, fondamentalmente la partita dico... che non... Prego. No, dico la formazione del Brighton. Che è Verbruggen, sono uscite l'ufficiale, Van Eke, questo... e Stupinian, Gilmour, ma Gross... questo è l'inglese, americano o l'inglese inglese? Quale lì? Vuoi dei due? Adesso devi fare l'inglese americano. No, americano. L'americano è Verbruggen, Lanzi, ma lui è l'inglese Dan. Delle colonie, sa, quello delle Van colonie Eke, è l'inglese suo. Stupinian, no, appunto, le varie. Gilmour, Gross, Fati, Enciso, Adingra. È l'inglese, questo indiano. È americano, se vuoi te la faccio in inglese. Ma lei è in indiano, questo, ma è in inglese, in inglese? Parla in India. In inglese, vai, Londra. Londra o limitrofo? Bombay. Limitrofo. Limitrofo. Verbruggen, Lamptey, Dunk, Van Eke, Estupinian, Gilmour, Gross, Fati, questo sarebbe Ciso, no, ma non Adingra, è così, ma non è o Welbeck. Non è così. Questo è il limitrofo. No, questo più che me è De Ponte de Nona, sì. No, è Lamptey, Ego, Van Eke. No, dicevo, devo tenere botta la mia. Gimo. Vediamo quello che succede. Gross. Ci starà un vabbè, po' ragazzi, di adesso bon a prescindere da tutto, io non voglio ripetermi quello che ho detto andata a step, però ecco, 4-0 mi sembra veramente che deve succedere un miracolo. Cioè, dai, adesso parte tutto. Vabbè, andiamo con le quote, Farina, andiamo con le quote. Allora, la Roma dovrebbe essere quotata, se non sbaglio, 4,30 su Betwin 360 e qui gioco 4,40 su Eurobet, la X è data 4,15 su Betwin 360, 4 su cui gioco è Eurobet, l'1 è dato a 1,70 su Betwin 360, 1,73 su cui gioco, 1,72 su Eurobet. Parto io, psicodramma vicino, ma non succede, 4-1 Roma, cioè scusami, 4-1 Brighton. Cazzo. Comunque io il prossimo del Milano non ho fatto, ti ringrazio. Ah, scusa Ste, vai. 1-1. Milan? Tutta sta cagiara per di 1-1. Milano-Brighton. 4-0 Slavia-Praga, 4-0 psicodramma Cohen, e Pioli e metà Milano. 4-0 Slavia-Praga. Ma hai fatto tutto sto show, poi, poi 1-1, che cagata è? Fallo bene, no? Ho cambiato. 3-1 Slavia Praga. E chi passa ai supplementari?
o Slavia Praga. Ok, vai, pronostico sulla Roma, Ste. 1-1 ha detto. No, 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 questo era, era no, quello del Milan, era del quello Milan. Vero, quello del Milan era quello vero, 1-1. Roma 2-2 finisce. Kiricox. No, vince il Brighton 3-1. Vince il Brighton. Brighton. Shoshone. Brighton. Giancarlo Marotti. 2-1 per la Roma. Zazzaroni. 2-1 per la Roma, vai con. Io dico 2-0 primo tempo Brighton, tutti che temono, poi finisce 2-1. Farina? Io dico 2-1 per il Brighton, anch'io. Chi manca? Nessuno. Nessuno. Fatto tutti. Beh, grazie, Foxa. Grazie, Foxa. Allora, io do saluto a tutti perché dobbiamo fare un po' di cose. L'Atalanta ce l'ho le quote. A fammi il volo. Fammi il volo l'Atalanta. Atalanta Sporting. Atalanta è data 1,84 su Betway 360, 1,85 su Qui Gioco ed Eurobet. La X è data 3,70 sia su Betway 360 sia su Qui Gioco sia su Eurobet. Il 2 è data 4,05 su Betway 360, 4 su Qui Gioco, 4,10 su Eurobet. Parto io. Già fatte quote. Parto io. 3-1 Atalanta. No. Conan. Ma quote folli a 4 lo Sporting di Lisbona. No, ci sta, l'ha dominato l'Atalanta in casa dello Sporting. Ho capito, ma non c'era, non c'era nei riserve andata, Non c'era Jokeres. Sì, ma dopo. anche oggi fanno turnover, eh? Ah, di nuovo turnover. Sì, no, sono concentrati allora sul campionato. Sono concentrati sul campionato. Ok. Ok, allora dico 2-0 Atalanta allora. Stefano. 2-1 Atalanta, marcatore Ruggeri. Faina. Io dico 3-1 Atalanta. Shoshone. Supplementari 1-1. Carico. 1-0 Atalanta. Chi passa però, Shoshone, su? Supplementari è tosta. Oh, però... ti è passato uno dietro, Chirico? Sei da solo a casa? Mia zia. Ah no, pensavo fossi da solo a casa. Ho tanto rispetto a sua un zia. Un saluto alla zia. Scusi. No, ma non la mandi a quel paese. Ma è Chirico, vergognoso, scusi, Vicky, è rispetto, vergognoso. Ma porti rispetto. Allora, ma Shoshone, chi passa? Atalanta ai rigori. Atalanta ai rigori. Vabbè, ragazzi, chat, rimanete perché ci sono anche c'è il bingo. Ciao. Grazie, Chirico. Ciao, Chirico. Saluti la zia. Come ti pare, Ste? Aspetta, voglio lasciarmi. Sì. Se ne vado a far culo, continuo a non sentire sta cosa, è la sigla finale, chiudiamo con i titoli di coda e la sigla. Ciao a tutti, ciao, buona Chirico. Serata, ciao, buona ciao, serata, ciao, alla prossima. Ciao Chirico. Non si è... Coen, se vuole lei vada. Ok, ci vediamo domani. Ciao, grazie Luca. Un abbraccio, ciao. Grazie Augusto Ciccione.